la vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Benvenuti alla vetrina delle idee, oggi torniamo a parlare di donazioni, donatori di sangue, e abbiamo con noi Mattia Manelli. Buongiorno Mattia. Buongiorno a tutti. Studente di giurisprudenza, un futuro magistrato, ti auguro insomma, di raggiungere questa meta. Grazie. Dunque, oggi abbiamo detto parliamo di donazioni, parliamo di sangue, ma soprattutto parliamo di FIDAS Bologna. Allora, Mattia, quali emozioni si provano nel compiere un gesto così semplice ma importante? Allora, sicuramente andare a donare sangue è una cosa veramente appagante, perché diciamo si aiuta chi è più bisognoso. È un gesto semplice ma molto molto importante, perché consente a un padre che magari è anemico e ha bisogno di trasfusioni, o a chi ha subito un intervento e ha bisogno di trasfusioni, quindi magari in un determinato esempio consente ad un padre di poter continuare a rivedere la propria figlia, ad una mamma di poter rivedere il proprio figlio, ed è un qualcosa di veramente incondizionato. Cioè vai a donare ma non sai a chi doni, non sai perché doni, cioè no, sai perché doni, non vai a donare ma non sai a chi doni. Esatto. Ed è una cosa veramente, veramente bellissima. Io credo, Mattia, che uno dei grossi problemi della donazione, scusate, è che non ci si renda conto che c'è bisogno di tanto sangue per tantissime operazioni, per tante cose, non ci si rende conto che ce n'è bisogno di tanto, è vero? Sì, 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 c'è bisogno di tantissimo sangue, ma non solo di sangue, anche di plasma, perché molti credono che ci sia bisogno solamente di sangue intero, invece il plasma è anche molto più importante del sangue intero, sono entrambi importanti, però il plasma consente di effettuare determinati trattamenti che col sangue intero non si possono effettuare. Quindi è anche importante donare plasma. E poi ci sono anche le donazioni di piastrine che servono molto. Bene, senti, parliamo di giovani. C'è urgenza nell'avvicinare i giovani al mondo delle donazioni? Sì, sì, assolutamente, abbiamo bisogno di giovani, infatti noi di FIDAS Bologna abbiamo un gruppo giovani che purtroppo è poco numeroso e siamo in continua ricerca di giovani volontari, di giovani donatori, perché necessitiamo di un cambio generazionale che deve avvenire prima possibile e non c'è più tempo di aspettare il ricambio generazionale, perché i donatori che abbiamo sono tutti già di mezza età, quindi e poi fino ai 60 anni si può donare se sei in buona salute, quindi abbiamo assolutamente bisogno di giovani dai 18 anni in su. Il nostro gruppo ha delle persone che diciamo hanno una fascia di età ricompresa tra i 18 e i 30 anni. Quindi assolutamente abbiamo bisogno non solo di giovani per il ricambio generazionale delle sacche di sangue, ma anche per il ricambio generazionale del volontariato. Infatti ogni volta che prendiamo delle iniziative, partecipiamo a degli eventi, siamo pochissimi giovani e tanti adulti. Sarebbe bello avere tanti giovani che partecipano a queste iniziative, perché sono molto interessanti e consentono anche di conoscere nuove persone, nuova gente, fare delle esperienze. Io personalmente ne ho fatte molte e sono veramente felice di far parte di questo mondo. Bene, speriamo insomma che ce ne siano tanti. Chi ti ha avvicinato e come ti sei avvicinato a questo mondo? Allora, io inizialmente mi sono avvicinato al mondo delle donazioni di sangue nella mia città natale, Crotone, perché a Crotone, appunto, quando frequentavo le scuole superiori, hanno fatto degli incontri informativi riguardo le donazioni di sangue, allora ho deciso di andare a donare lì nella mia città.
Poi una volta venuto a Bologna per l'università ho conosciuto Roberta, che è l'attuale coordinatrice giovani, perché era appunto la mia coinquilina, e quindi grazie a lei mi sono avvicinato a questo mondo, sono andato al Sant'Orsola e ho iniziato a frequentare lì il centro trasfusionale. E devo dire che è veramente bellissimo ogni volta andare e scherzare con gli infermieri, c'è un clima veramente, veramente familiare e mi piace moltissimo. Bene, senti, ma secondo te perché i giovani non donano? Allora, questo è un problema serio. I giovani, secondo me, non donano perché molti hanno timore della donazione di sangue. Infatti, quando si parla di donare sangue, molti chiedono, ma fa male, ma... non è che per il corpo umano può avere dei risvolti negativi, ma non può avere risvolti negativi perché innanzitutto ci sono tanti controlli che vengono effettuati, vengono svolti, perché per donare devi pesare ad esempio dei 50 kg in su, quindi se dovessi mai pesare 48-47 kg non ti fanno donare, cioè lo scopo non è quello di far male al donatore, è di fare il bene al donatore e il bene anche a chi riceve il sangue, perché sicuramente del sangue che non è buono non puoi nemmeno svolgerci la trasfusione. Quindi secondo me c'è una carenza di giovani anche per via delle tante fake news che girano sul web. Ci sono tantissime fake news che disorientano la comunità. E poi secondo me comunque, visto anche il Covid, c'è bisogno di riavvicinarsi alla comunità con questo gesto semplice. Siamo stati veramente distanti in questi anni a livello umano, quindi c'è bisogno di riavvicinarsi, e credo che non ci sia cosa migliore di farlo attraverso una donazione di sangue, quindi avvicinandosi a qualcuno senza sapere chi sia dall'altra parte, facendolo incondizionatamente, perché si è umani. Certo, possiamo dire uno slogan tipo donare il sangue fa bene a te, fa bene agli altri, cosa ne pensi? Sì, esatto, sì, potrebbe funzionare come slogan. Senti Mattia, ma per avvicinare un giovane a donare il sangue, per avvicinarlo alla FIDAS, che cosa gli diresti? Allora, io direi innanzitutto che quello che ho detto in precedenza, cioè che donare sangue è un qualcosa di veramente importante. Bisogna donare sangue per dare una possibilità di vita in più a qualcuno come noi. Un giorno potremmo anche averne bisogno noi donatori di quel sangue. E dare una possibilità ad un padre di vedere una figlia, ad una madre di rivedere il suo figlio, è un qualcosa veramente di necessario che bisogna fare. Quindi io ad un giovane direi di avvicinarsi a questo mondo e cercare di fare volontariato, di condividere, di vivere la comunità dei donatori, perché tutto, diciamo, si svolge non solo all'interno del centro trasfusionale ma anche al di fuori. Per esempio, noi svolgiamo tante iniziative. Ora dovremmo ricominciare ad andare a fare informazione nelle scuole. Bene. Organizziamo i laboratori FIDAS con le altre federate a livello nazionale, ci incontriamo, discutiamo, e secondo me è veramente una grande opportunità a livello sociale intraprendere questo percorso. Quindi io direi sicuramente questo: avvicinarsi al mondo della donazione per fare del bene e per conoscere tante nuove persone. Credo che appunto, vista anche la situazione pandemica, sia un ottimo motivo conoscere persone, fare amicizie, e confrontarsi, scambiarsi delle idee. Bene, e comunque per avere informazioni, avete visto, c'è il sito della FIDAS. Donato, se me lo rimetti per cortesia, così facciamo vedere ancora, ecco, fidasbologna.org, oppure chiamatelo 051 635 0330 per avere tutte le informazioni. Mattia, io ti ringrazio. Grazie e do appuntamento a te e tutti i nostri ascoltatori a una prossima trasmissione della Vetrina delle Idee. Buona giornata a tutti. Buona giornata.
la vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.